Buonasera a lei. Buonasera. Sicuramente c'è grande amarezza per l'eliminazione, però come ha detto anche dopo Torino, la stagione è lunga e bisogna anche trovare un certo ordine adesso per ricominciare a rimettere le cose, sì, le cose in carreggiata. Siccome quest'anno l'acquisto importante era Nainggolan a centrocampo, ecco, quanto tempo secondo lei avrà adesso bisogno per essere un giocatore dal punto di vista fisico normale? E aspettando questo momento bisognerà trovare altre soluzioni? Le altre soluzioni ce le abbiamo, siamo arrivati a questo punto qui senza Nainggolan perché non ha mai giocato, per cui le altre soluzioni ce le abbiamo. Lui ha avuto delle ricadute dove purtroppo non si è allenato con continuità e lì ci vuole qualche cosa in più per riuscire poi a rimetterlo in condizione, per cui non lo so, lo valuteremo di volta in volta e poi si va a riusarlo, perché il calciatore, io sono convinto, prima della fine del campionato farà vedere quello che è il suo valore. Attualmente c'è da buttare giù questa sconfitta, perché è una sconfitta che naturalmente ci fa male, ci dà fastidio anche per come è venuta, però poi c'è l'analisi della partita e quello di ridare ordine è un ordine che viene in base a quello che abbiamo fatto vedere, ecco. Abbiamo fatto vedere di stare in campo bene, di poter aver vinto anche la partita, perché dal secondo tempo la squadra è cresciuta molto e ha creato delle situazioni importanti, come le ha create naturalmente la Lazio, perché la Lazio è una squadra importante. E quindi si riparte da quello che è stato il finale di questa partita, quelli che sono stati i supplementari, che è assolutamente di una squadra in condizione, di una squadra che l'ha giocata a testa alta, andando a percorrere la sua strada. Poi è chiaro che il risultato è questo e ci dispiace, ci si rimane male, però insomma non è che sia stato tutto sbagliato quello che abbiamo fatto stasera, ecco. Altre domande? Prego. Buonasera mister. Sì. Abbiamo parlato del risultato, ma quanto la fa arrabbiare vedere magari dei passaggi sbagliati, dei passaggi corti anche di 1 o 2 metri, degli appoggi semplici sbagliati? Grazie. Quello ormai ne abbiamo già riparlato tante volte, per cui è un po' quella che è la nostra caratteristica. A volte riusciamo a fare delle cose illuminanti, a volte ci perdiamo in delle banalità, per cui dopo una serie di partite dove si può andare a analizzare in maniera più netta, in maniera più profonda, è chiaro che poi siamo questi qui, cioè ogni tanto ci capita, diciamo, che nella fase di possesso questa pulizia di far girare palla non è così alta, ecco, non è così elevata, però in alcuni momenti le cose ci riescono e si riesce a sopperire con altre qualità. L'ultima? Falla. Sì. Questo era un rigore, a parte che poteva essere importante per la qualificazione, no? Tornando a Nainggolan, che poteva dare una svolta positiva alla sua immagine nell'Inter e invece è andata male. Lei che lo conosce bene, secondo lei dopo questo errore potrà reagire molto positivamente o cosa? I calciatori reagiscono tutti a quelle che sono, cioè non è che accettino, non c'è nessuno che poi sta comodo dentro quella che è una partita che ti va male o quello che è un episodio che ti gira contro e naturalmente non porti a termine quella che è la tua missione di quell'episodio. I calciatori reagiscono, rimbalzano, fanno come il pallone, vogliono giocare la prossima partita, vogliono farsi vedere in allenamento, vengono quelli che non hanno giocato e ci mettono qualche cosa di più. Poi è chiaro, c'è il momento dove
c'hai più cose che ti sono andate male, allora ti intasano un po' la testa e non ce la fai a riorganizzarti il giorno dopo nella totalità, e riesci a farlo al 60%, e allora sei sotto il livello della tua prestazione. Però poi la volontà è quella di venire e di rimettere a disposizione della squadra tutte quelle qualità che uno ha, ecco. Io sono convinto che lui reagirà come ha sempre fatto, e poi la squadra si farà trovare pronta, perché per fare questo deve solo dare continuità. È chiaro che il risultato ti martella dentro la testa poi in questi giorni, però la prestazione è stata quella lì, non è che abbiamo sbagliato tanto. La squadra ha fatto una buona partita, la Lazio ha fatto una buona partita, a me è sembrata una partita molto combattuta, e attraverso quello che è stato lo svolgimento poi ci si porta dietro la reazione che avremo dentro la prossima partita, insomma, ecco. Grazie, buonasera. Grazie.